Parlando delle tragedie di Alessandro Manzoni, abbiamo menzionato la lettera sul romanticismo e vorrei soffermarmi su questo testo. Si tratta di un testo scritto da Manzoni nel 1823. Nel 1821 il marchese Cesare d'Azeglio aveva pubblicato sul giornale di cui era direttore, il cui titolo era L'Amico d'Italia, la lirica di Manzoni, La Pentecoste, e aveva poi inviato a Manzoni una copia della rivista accompagnata da una lettera che includeva i complimenti all'autore dell'Inno Sacro, ma anche le perplessità di D'Azeglio sulla poetica romantica che, secondo D'Azeglio, aveva in qualche modo fatto il suo tempo, aveva esaurito la sua vitalità. Manzoni aspetta 2 anni prima di rispondere a questa lettera e risponde nel settembre del 1823. La lettera non è destinata ad essere pubblicata, anche se viene pubblicata senza il consenso di Manzoni nel 1846 e successivamente nel 1870 Manzoni decide di includere la lettera nell'edizione delle sue opere, anche se opererà qualche correzione, qualche rimaneggiamento. Perché questa lettera è importante? Perché Manzoni, in questa risposta a D'Azeglio, crea una vera e propria argomentazione a supporto della poetica romantica e delinea in questa argomentazione, una poetica personale, cioè, attraverso la difesa degli ideali romantici, teorizza alcuni punti che sono centrali per tutta la sua opera. Dicevo che la lettera costituisce un'argomentazione e come tale si può individuare nel discorso di Manzoni una pars destruens e una pars construens. Nella pars destruens Manzoni si sofferma sugli ideali del classicismo e nella pars construens, cercando ovviamente di demolirli, e nella pars construens invece si sofferma sugli ideali romantici e sull'oggetto vero di una poetica moderna. Partirei dalla pars destruens. Due fondamentalmente sono i punti sui quali Manzoni si concentra. Da un lato il ricorso alla mitologia è un punto già centrale del dibattito tra antichi e moderni che si era scatenato tra gli intellettuali europei tra 1816 e 1818. Il ricorso alla mitologia, secondo Manzoni, che riprende appunto questo dibattito, allontana il pubblico moderno. I temi mitologici sono temi che sono distanti dalla sensibilità dell'uomo moderno, senza contare, aggiunge Manzoni, che questi temi sono contrari al vero cristiano. Per quel che riguarda il secondo punto, di nuovo siamo all'interno di un punto canonico del dibattito tra antichi e moderni, cioè il rifiuto di un ideale di bellezza. L'idea è quella tipicamente romantica che il bello sia un concetto storico. Si tratta di un'idea rivoluzionaria rispetto all'ideale classicista che ritiene invece che il bello non sia un concetto storico, ma sia un concetto eterno. A questo punto l'arte ispirata ai valori classici diventa un'arte imitativa, perché cerca di riprodurre quel bello che gli artisti del passato sono riusciti a toccare, sono riusciti ad esprimere. E naturalmente Manzoni polemizza con quest'idea e ritiene che difende il principio di un bello che è soggetto alla storia, è soggetto ad una storicizzazione del proprio ideale. La pars construens viene espressa da Manzoni attraverso una frase celeberrima che è presente soltanto nella lettera del 1823 e viene invece eliminata dall'edizione successiva del 1870. L'espressione lapidaria è che il letterato debba avere l'utile per scopo, il vero per soggetto, l'interessante per mezzo. Si tratta di una formulazione che ha nella sinteticità e nell'efficacia, appunto, i suoi valori di forza, ma che poi Manzoni cerca di spiegare. Utile per il scopo, ovvero l'opera letteraria deve darsi come scopo, deve avere come obiettivo quello di trattare dei temi utili, cioè dei temi che siano edificanti. Il vero per soggetto. L'opera letteraria non si deve scostare dalla verità, non deve inventare storie, ma deve essere aderente al vero storico,
Oltre che, aggiunge Manzoni, al vero morale, perché questa strada è l'unica che possa avere, che possa portare al bello. L'ultimo punto, l'interessante per mezzo, ovvero l'opera letteraria deve essere accattivante, deve fare in modo tale che il lettore, si avvicini volentieri al testo. Si tratta di una formulazione che quindi rivendica un ruolo pedagogico fondamentale alla letteratura e questo ruolo pedagogico per Manzoni può essere realizzato soltanto attraverso il vero. Si apre allora il problema del vero. Che cos'è il vero? E in particolare che cos'è il vero poetico? È un problema che tormenta Manzoni per molto tempo e che conosce almeno due fasi nella soluzione, nella formulazione che Manzoni dà. In una prima fase Manzoni ritiene che il vero poetico sia integrativo rispetto al vero storico. Cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che l'opera letteraria non deve inventare storie, ma deve trovare storie. Ispirandosi insomma ai fatti storici, deve cercare di tirar fuori da questa materia storica una narrazione che punti come dicevamo prima, ad edificare il suo pubblico. Insomma, l'autore dovrebbe in qualche modo informarsi sullo spirito dell'epoca che vuole rappresentare ed evitare di creare dal nulla, ma di far emergere da una sua consapevolezza storica che è sorretta dai documenti, una storia che abbia come intento un insegnamento morale, un insegnamento edificante. Il vero, insomma, viene a coincidere in qualche modo con il verosimile. Si tratta di una formulazione che però nella seconda fase della vita di Manzoni convince sempre meno Alessandro Manzoni, perché Manzoni individua delle debolezze in questa idea di vero. Intanto una debolezza di fondo è il fatto che in qualche modo privi la poesia di un suo ruolo specifico. Cioè la poesia sembra subordinata alla storia, il vero poetico sembra subordinato al vero storico e questo risulta poco convincente per Manzoni, che vede in questo modo perdersi un ruolo specifico per la letteratura. Un altro elemento è il fatto che una formulazione di questo genere gli sembri lasciare un po' troppo arbitrio per il lavoro dello scrittore. Sono proprio questi problemi che portano poi Manzoni ad allontanarsi sempre di più dalla letteratura fino ad abbandonare la pratica della scrittura e in pratica portarlo a non produrre più nulla. È invece nella prima fase di questa formulazione, quindi nella prima parte della formulazione manzoniana, il vero poetico come integrativo rispetto al vero storico, che trova spazio il più grande lavoro di Manzoni, ovvero I Promessi Sposi.